Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Ezio Bosso è morto, il pianista che sapeva incantare con musica e parole, aveva 48 anni. È stato Carlo Conti a portarlo nelle case di tutti gli italiani con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2016. Un'esibizione, poi parole di speranza e coraggio che fecero commuovere i milioni di spettatori in quel momento davanti allo schermo. Milano, forte nubifragio nella notte, sonda il fiume Seveso, il Lambro a livello di guardia. Strade allagate, blackout in città. Moltissime le chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco per segnalare strade, sottopassi e cantine sommerse dall'acqua. Questa mattina al risveglio la città è ancora allagata e ci sono stati molti problemi alla circolazione dei mezzi. Il virus resta quello di Codogno, non esistono altri ceppi in Italia, ormai ci sono ben pochi dubbi. Il SARS-CoV-2 è entrato una sola volta in Italia da quel primo ingresso è poi dilagato, portando la devastazione sanitaria in buona parte del paese, provocando la morte di 31.368 persone in meno di 3 mesi. Coronavirus, dopo la fase di emergenza, verrà al pettine il nodo del debito pubblico. Sono i rischi e gli scenari per l'Italia. In questo momento la sopravvivenza dell'euro è garantita dalla BCE, che compra sempre più titoli di Stato, soprattutto italiani, in questa fase, riuscendo così a calmierare gli interessi e riducendo lo spread. Ma gli incantesimi non durano in eterno. Alberto Gallo di Algebris ha detto che i paesi del nord Europa hanno beneficiato della moneta unica più di Italia e Spagna. Questa differenza di benefici andrebbe ora ribilanciata. Smart working, e i medici dicono rischio trappola da tecnostress, e l'ispettorato del lavoro non è attrezzato per vigilare a domicilio. Sul fronte sindacale il terreno di confronto è diventato il diritto alla disconnessione. Pericolo di atomizzazione delle relazioni sociali e sovrapposizioni tra prestazioni lavorative e impegni domestici e di cura dei figli in spazi non adeguati. Con il rischio dell'amplificarsi della discriminazione di genere, Cesare Damiano, dice: siamo a un punto di svolta che passa per un cambiamento di mentalità. Bene, e adesso una notizia che ci giunge da Ragusa, dove le forze dell'ordine hanno sparato una buca in mezzo al traffico, ma diamo la parola a Massimo Bonella di Pianeta OCTV, che ci dà qualcosa in più. Dall'ANSA apprendiamo una notizia davvero triste. A Ragusa una mucca è stata uccisa a colpi di pistola dalle forze dell'ordine, lo dice l'animalista Enrico Rizzi, che annuncia un esposto alla procura. L'animale camminava spaventato fra le auto, sul posto decine di agenti fra polizia di Stato, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, neanche se fosse in atto la caccia al peggior criminale d'Italia, dice Rizzi. Presenti anche i veterinari della ASP locale, ma nessuno ha pensato di spararle un anestetico. L'uomo, come al solito, ha trovato la soluzione più veloce e vigliacca: farla fuori per evitare seccature. Queste scene non sono degne di un paese che si ritiene civile. Veramente singolare la cosa, incredibile. Massimo Bonella, Pianeta OCTV, linea alla regia centrale di Radio Saiuz. Bene, adesso ritorniamo in studio e passiamo con le notizie da Napoli e dalla Campania. Antiterrorismo, operazione Mosaico 2, arresti e perquisizioni a Napoli. È scattata all'alba l'operazione Mosaico 2 della Digos di Roma, sezione antiterrorismo che è coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. A seguito di 8 ordinanze di custodia e 20 perquisizioni a carico di 19 indagati coinvolti in una filiera transnazionale dedita alla produzione di documenti falsi destinati a paesi esteri, sia dell'area Schengen che extra Schengen, al fine di favorire l'immigrazione clandestina, coinvolte le province di Napoli, Caserta e Benevento. ANM, seconda giornata di passione di servizi su 15 linee, causa di servizio nel deposito di Via Puglie, alcune linee bus sono irregolari. Seguono appunto gli aggiornamenti, li trovate in rete.
Inizia così la mattina di A&M con l'annuncio via social di ben 15 linee in difficoltà. È il secondo giorno di fila che succede e non è un caso che l'azienda usi il termine di servizio per la protesta dei dipendenti del deposito di via nazionale delle Puglie, che lamentano la mancata o parziale sanificazione dei mezzi. A&M ha già annunciato che avvierà una procedura di carattere disciplinare e presenterà un esposto alla Procura della Repubblica. Bene, cari amici, adesso passiamo con le notizie da Treviso e dal Veneto, dove iniziamo subito con una notizia che ci è giunta poco fa in redazione, dove un'alta colonna di fumo nero nel cielo, c'è stato un incendio di una ditta di prodotti chimici a Marghera e il comune ha detto state a casa e chiudete le finestre. E quindi facciamo vedere le immagini. Bene, adesso passiamo con le altre notizie che ci giungono in redazione, sempre da Treviso e dal Veneto. Su Segana furti di amplificatori e strutture fieristiche, bloccati due ricettatori. Le perquisizioni dei carabinieri di Castelfranco hanno permesso di recuperare tutti i materiali rubati nel Padovano per un valore di oltre 60.000 euro. In Strana, violento incendio nella notte in via Nazario Sauro, un violento incendio avvenuto in questa notte, venerdì 15 maggio appunto, a Istrana in via Nazario Sauro alle 2.50. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di una vecchia abitazione abbandonata a tre piani, già pericolante. Password ed email rubate, spy story senza fine alla Irinox di Conegliano. La Cassazione annulla la sentenza di secondo grado che ha assolto l'operatore informatico e si riapre quindi il caso di risarcimento. Mascherine e gel igienizzanti, raffica di sequestri della Guardia di Finanza di Treviso durante un controllo nei confronti di un'impresa tessile, accertate gravi violazioni in materia di lavoro nero e di sfruttamento della mano d'opera. Anche di segnalare l'imprenditore alla locale Procura della Repubblica per il delitto di caporalato. Azioni baciate di Veneto Banca. Il giudice dice il mutuo è nullo. Ribadite il principio secondo cui un istituto di credito non può direttamente o indirettamente accordare prestiti né fornire garanzie per l'acquisto o sottoscrizione delle proprie azioni. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. La tisana 3 milioni per irrigare Paludo. Il consorzio di bonifica Pianura Friulana ha realizzato un particolare impianto utile anche in caso di siccità. Con un finanziamento di 3 milioni di euro ricevute dalle direzioni centrali e risorse agricole, il consorzio di bonifica Pianura Friulana ha realizzato questo particolare impianto di irrigazione per servire appunto il comprensorio irriguo Paludo nel comune di Latisana. I terreni privi di risorsa idrica con il nuovo impianto saranno coperti dal servizio anche in caso di siccità. Già prima del suo completamento l'impianto ha offerto nella scorsa stagione la possibilità di irrigare una piccola frazione del comprensorio. Ora si potranno servire circa 370 ettari, mentre in futuro la stazione di pompaggio coprirà ben 680 ettari e in gran parte di seminativi, ma anche con colture specializzate. Investe un capriolo lungo l'ex provinciale, l'ennesimo incidente legato alla fauna selvatica nella bassa è successo nella notte tra Porpetto e Gonars. Un incidente nella notte a Porpetto tra località Castello e la frazione di Faugis di Gonars, appunto, poco dopo le 22. La conducente di una Mazda ha investito un capriolo che le ha attraversato improvvisamente la strada. Nell'impatto l'ungulato è morto, rotolando sul ciglio della carreggiata per finire in un fossato lungo l'ex provinciale 80. La macchina è stata recuperata da un carro attrezzi perché gravemente danneggiata. Con l'auto contro il muro, giovane muore sul colpo, tragedia poco dopo le 23 a Roveredo in Piano. Nulla da fare, punti per il 21enne statunitense, dipendente della base USAF al volante di una BMW.
L'incidente mortale nella notte, poco dopo le 23, a Roveredo in Piano, lungo la provinciale 64, nel tratto che prende il nome di via 4 Novembre. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuto per il rilievo, un giovane statunitense di 21 anni ha perso il controllo della sua auto, una BMW sulla quale viaggiava da solo, per andare a scontrarsi prima contro un palo della Telecom e poi contro il muro di delimitazione del cortile di una casa, abbattendolo completamente. Infortunio nel cantiere delle scuole. Un operaio è caduto mentre stava lavorando alla ristrutturazione del plesso di Pradamano. L'infortunio sul lavoro a Pradamano, quindi all'interno di un cantiere edile per la ristrutturazione della scuola, poco dopo le 14.30 di ieri. Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria che sono intervenuti sul posto, un operaio di 30 anni residente a Musile di Piave, dipendente di una ditta veneta, ha perso l'equilibrio durante alcuni lavori, cadendo da circa 2 metri di altezza. Adesso Cinema presenta 5 storie di emigrazione dall'Italia e dal Friuli. Nuovi film online sulla piattaforma streaming curata da Visionario, Cinema Zero e Cineteca del Friuli. Adesso Cinema, quindi, è la piattaforma streaming pensata e curata dal Visionario di Udine, da Cinema Zero di Pordenone e dalla Cineteca del Friuli, in collaborazione con la Tucker Film, e continua come ogni settimana ad arricchirsi di contenuti. Da oggi sono disponibili online 5 nuovi film che appunto raccontano storie di emigrazione dall'Italia e dal Friuli, dai bambini costretti dalla miseria a lavorare nelle fornaci tedesche, alle ondate di migranti verso l'Europa orientale e fino alla Siberia, e dalle ragazze che negli anni 50 lasciarono Trieste per gli Stati Uniti inseguendo un sogno oppure un amore, fino al racconto di 3 italiani che in India hanno trovato il senso della loro esistenza. Bene, cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.